parla Fabio Picciolini, presidente di Consumers Forum, alla seconda edizione di Consum Eating. Cosa significa oggi consumatore consapevole? Consumatore che non si accontenta più, cioè non gli basta più che il commerciante o l'istituzione o la sua controparte in generale gli dica cosa sta acquistando, che servizio, che bene, ma è un consumatore che vuole sapere, che si informa da solo, che vuole confrontare i prezzi, che vuole conoscere la qualità attraverso il codice QR o qualsiasi altro sistema, perché sa che non tutto è facile, sa che non tutto va bene e per cui deve essere lui il primo difensore di se stesso, prima ancora delle associazioni, di Consumer Forum o di chiunque altro. Nell'era digitale i consumatori hanno vita più facile o più difficile di prima? Se studiano, tra virgolette, hanno vita più facile perché i mezzi ci sono, pensiamo solamente a internet, pensiamo al codice QR di cui abbiamo parlato prima, ma pensiamo all'informazione in generale che è molto più alta prodotta dai mass media. Se sa usare questa informazione e non si fa abbindolare dalla pubblicità, molto spesso ingannevole, molto spesso non completa, sicuramente è un consumatore che ha più possibilità di prima di difendersi rispetto a chiunque altro, ma io direi più che di difendersi, di confrontarsi con chiunque altro alla pari e non come soggetto debole. Ecco, se noi riusciamo, e questo è il ruolo di Consumer Forum, se noi riusciamo ad arrivare a un consumatore e a un'impresa che sono sullo stesso livello, vuol dire che Consumer Forum ha raggiunto i suoi obiettivi. Volta abbiamo un'occasione in positivo perché abbiamo una delega che per la prima volta espressamente dice che il legislatore si deve occupare di conciliazioni paritetiche ed anche i paletti. Non dà niente di... Io ho visto anche una serie di emendamenti, ognuno cercava di tirare. La verità è che i paletti non sono in nulla, nel senso non sono paletti nostri. Abbiamo ripreso in quella norma i paletti che dà la direttiva comunitaria e che consentono quell'operazione. Abbiamo tentato di usare le stesse parole per non anticipare in una sede difficile parlamentare il dibattito su paritetico con 2, con 5, dove gli emendamenti addirittura con il numero dei conciliatori, che tra l'altro rischiano di ingessare il meccanismo. Però adesso, nel momento del decreto legislativo, dobbiamo andare al concreto. Io vorrei portare la vostra attenzione su questo fatto che, primo, la formazione è una necessità, secondo, non è una vaccinazione. Cioè l'ADR prevede, per quanto criticabile, un circuito di formazione in cui ci sono dei richiami e ci sono degli approfondimenti. Nella conciliazione viene preso un patentino che teoricamente vale per la vita. Questo non può essere poi così vero, che possa valere per sempre. Adesso non dico che vanno dati dei crediti formativi, però bisogna pensare da un lato alle abilità chiave che cambiano nel tempo. Per esempio, quali saranno le sfide del futuro? I contratti verranno magari fatti più online, ci saranno più furti di identità, cioè presumibilmente avremo un mondo che cambia e che richiede nuove abilità. Allora la questione è qual è? Se il futuro è il luogo in cui andremo a vivere, il futuro lo costruiamo nel presente. Oggi, diceva Praderi, la conciliazione è a rischio. È a rischio perché? Perché ci sono, come dire, dei competitor o degli oppositori che richiedono determinati tasselli affinché possa avere la legittimazione europea o italiana che serve per portarla avanti con successo. In Italia, nel momento italiano, soltanto per il trasporto ferroviario, da ultimo, e per il trasporto aereo, qualche anno fa, vi è stato il completo recepimento nazionale delle prescrizioni comunitarie, non tanto il riconoscimento dei diritti, come sappiamo, attraverso i regolamenti sono immediatamente non pretensivi dai cittadini dell'Unione Europea, ma quanto alla individuazione dell'organismo nazionale responsabile della vigilanza e del controllo sulla comunitaria.